Germania contro Cina, questo è il fil rouge della finale di Coppa del Mondo. Vrocław e Polonia della carabina a tre posizioni femminile, sono infatti tre le atlete tedesche che raggiungono la finale, Lechner, Felschifter e Friedel, due quelle cinesi, ovvero sia Xin Yong Wan e Peijin Li. Non ci sono azzurre in finale e rimanere escluse dalle otto finaliste sono la statunitense Amy Sowash, che chiude le serie di qualificazione con 578, e la francese Emile Evas, che chiude con identico punteggio dell'americana. Entrambe lontano, lontanissime, 5 punti in meno delle due punti in meno dell'atleta che ha realizzato il peggior punteggio entrando in finale, ovvero sia la danese Stine Nielsen. Per il resto, tedesche non favorite, strafavorite per quanto si è visto nelle fasi di qualificazioni, con le cinesi subito lì ad inseguire. E se le tedesche sono favorite, Barbara Lechner deve sparare ai gechi in fondo alla parete per non vincere quest'oro. È stata semplicemente straordinaria, in modo particolare nella carabina a terra 198, in quella in piedi 197 e nel ginocchio un 98 ed un 99. Ha sparato molto molto bene. Sonja Felschifter, la tedesca, 200 su 200 nella fase di carabina a terra, nella serie in piedi due colpi, due punti in meno dell'avversaria Lechner, con una serie da 99 ed una da 96, in quella in ginocchio 97 e 95. Andando a spulciare i punteggi, altre atlete che hanno colto il 200 su 200 nella carabina, ovviamente a terra, è la svizzera Annick Marguet con questa straordinaria serie. Ha fatto male, malissimo, invece la svizzera in quella in piedi, nella seconda serie solamente 91, gli ha decisamente complicato il cammino, che gli ha quasi fatto perdere l'accesso alla finale. Andando a cercare altri 100, spiccano quello di Jamie Beyerle nella prima serie in piedi, nella seconda ha realizzato 99, quindi qui non male, mentre in quella in piedi Stine Nielsen 98 e 99. In questa posizione è stata la migliore in assoluto, il suo 198 supererà anche al 197 di Lechner, al 195 di Felschifter, al 194 di Friedel. Per quanto riguarda Wong e Lee, invece, sono state sempre costanti, non ci sono 100, ci sono tanti 99, 3 per esattezza in Peng, 2 nella serie in ginocchio, 1 nella serie a terra, in quella in piedi un 96 nella prima e identico punteggio nella seconda. Per quanto riguarda Wang, 96 nella prima serie e 99 nella seconda, mi riferisco ovviamente alla serie in piedi, 97-98 in quella a terra, 96-97 in quella in ginocchio. Sonja Felschifter, eccola qua, detiene il record del mondo e il record del mondo di finale. Oggi 594, due punti in meno ha realizzato Barbara Lechner, per cui attenzione, si potrebbe cercare non solo di vincere la finale Coppa del Mondo, ma anche di migliorare qualcosina, addirittura il record del mondo, anche se dovrà sparare piuttosto bene. Tra l'altro, record che è assolutamente alla portata è di Barbara Lechner, questo sì. Ed ecco il punteggio della missione: 580 per Stine Nielsen, 592 per Lechner. Questa è la forchetta. Puntiamo al podio. Da lì in su, onestamente, non penso che Juan Beyer e Marguet possano entrarci, tantomeno Stine Nielsen, anche se nella carabina in piedi è la posizione preferita delle tre di questa gara, ma il distacco è decisamente ampio rispetto alle sue avversarie. Tripetta tedesca, chi lo sa, toccherà le cinesi. Peijin Li potrebbe entrare sicuramente tra Friedel e Felschifter, addirittura tra Lechner e Friedel, non sarà assolutamente facile. Per il resto, difficile che possa cambiare qualcosina. Coppa del Mondo, lo scorso anno, Barbara Lechner nelle finali che si sono disputate a Monaco si è classificata solamente quinta. Di finali Coppa del Mondo ne ha disputate altre due, finendo sul podio, quella di Bangkok nel 2007, ma nell'area compressa, e quella invece di Monaco nel 2005, nelle tre posizioni. Poi ce ne sono tante altre, per carità, Granada 2006, ma insomma ci allontaniamo dal podio. E quest'anno non ha colto mai il risultato pieno, è stata sempre Barbara Lechner ai piedi del podio, dentro le finali. Chissà che non possa invece oggi dare il colpo quello vero, anche perché ha fatto una qualificazione straordinaria, non straordinaria invece quella degli avversari. Allora, linea di tiro numero 8,
con il peggior punteggio in emissione, quello di Stine Nielsen, 580 complessivo. Questa ragazza giovanissima, numero 6 del mondo, quest'anno campionessa del mondo a Monaco di specialità, e a Monaco ha vinto anche la coppa, la prova di Coppa del Mondo. Insomma, diciamo che è il suo poligono preferito, quello tedesco. È l'atleta che ha meno da perdere rispetto al lotto delle finaliste. Linea di tiro 7 per la Svizzera, Annick Maghe. Ci sono 10 anni tra le due, atleta di buona esperienza, numero 5 del mondo, quest'anno in Coppa del Mondo quarta a Fort Benning. 583 il suo punteggio della missione, quindi 3 punti in più di Stine Nielsen. 583 anche per Jamie Beyerle, lei è il numero 1 del mondo, quest'anno si è tolta diverse soddisfazioni pur senza vincere nessuna prova di coppa, ma sarà sempre lì in tutte le finali. 583 anche per lei. Andiamo a salire. Ancora 583 per Xingyan Huang, numero 10 del mondo, la 25enne di Pechino. È dietro alla connazionale Pei Xing Li, 586 per questa 22enne, numero 4 nel mondo, quest'anno ha vinto 2 medaglie in Coppa del Mondo, un argento e un bronzo. Lei potrebbe puntare al podio, non all'oro, visto i distacchi importanti. Linea di tiro 3. E qui Germania Uberasse. Sonia Felshifter, numero 2 del mondo. 587 il suo punteggio di ammissione. 4 punti in più di Wang, 1 in più di Li. Linea di tiro 2. Eva Fiedel, 589, è stata argento a Fort Benning, numero 7 del mondo. È una sorpresa vederla davanti a Felshifter, quello sì, non vederla dietro Barbara Lechner. Barbara Lechner, 592, 5 punti in più di Felshifter, 3 in più di Friedel, numero 3 del mondo. È la sua occasione. Germania, Cina. Per quanto riguarda le prime 5, proprio in carità, con Wang ci sono anche Birley e Malaghi che potrebbero inserirsi nel lotto di chi punta al podio. Ma insomma, è piuttosto complicato. E allora, esauriti i colpi di prova, andiamo a vivere l'emozione con l'assistenza tecnica di Carlo Tagliatesta della gara che assegnerà alla finale di Coppa del Mondo della carabina 3 posizioni femminili. Come al solito, telecamere puntate su chi parte più in basso, linea tiro 8, Stine Nielsen. Ventenne allenata da Axel Larsen, è un po' lo scorso anno è stato il volto nuovo del tiro a segno, andando a vincere più che a sorpresa la Coppa del Mondo, ma a livello junior ovviamente, di specialità. Quest'anno è stata medaglia di argento nella prova di Coppa del Mondo di Monaco, settima a Fort Benning, dove è stata poi anche quarta, ma nella specialità a 10 metri. E questo suo passaggio nel senior gli vale la prima finale di Coppa del Mondo. Davvero non male per questa ragazza. Di Faburg, scoperta da Axel Larsen nel suo club, il Sarslev, e poi nazionale, l'avete visto inquadrato qualche istante fa. Enrico Friedman è il tecnico che la segue. È indubbiamente l'atleta che ha meno da perdere in questa finale. Sul linea di tiro 7 invece c'è un atleta di ben più ampia esperienza internazionale, che abbiamo visto tra l'altro ai giochi di Pechino del 2008, terza
al Mondiale 2010 nella tre posizioni. Quest'anno in Coppa del Mondo non ha colto risultati di grandissimo rilievo, però è sempre stata lì. È quarta a Formening, dove è andata bene anche nell'aria compressa. Torna alla 36ª posizione a Sydney, intorno alla 56ª a Monaco. L'Europa di Belgrado è andato così così, sempre in finale, ma mai sul podio. Perché arrivano, come dire, mentalmente scariche queste due ragazze a questo appuntamento, il più importante della stagione per loro. Insomma, la pressione le altre, cinesi e tedesche. Sicuramente tra le deluse Jamie Bayer doveva andare meglio in finale. Doveva andare meglio nella fase di qualificazione, non è andata e adesso dovrà pagare. Stine Nielsen, eccola qui. For the first competition shot, primo colpo di finale. Vedremo tanti 9. 3, 2, 1, start. Vediamo chi sbaglia di meno. E qui un 10.5, un 10.6 è un punteggio che pesa parecchio, eh. Stine Nielsen. Tempi di tiro sempre piuttosto lunghi per lei. Non particolarmente stabile. Trova adesso una posizione più stabile e sgancia il colpo. 9.6, non straordinario. 9.1 per Marguet. E qui in alto Sonia Feldschifter, sempre tempi di tiro piuttosto lunghi per lei. 10.6. Ehi, questo sì che è una finale. Recupera un punto netto a Barbara Lechner, che ha esordito con 9.7 e addirittura 1.9 a Eva Friedel, che apre invece con un pessimo 8.7. 10.5 per Wang, 9.8 per Lee, 10.4 per Birle. E adesso la classifica dice Lechner, Friedel, Feldschifter, ma i distacchi sono davvero limitatissimi. La Feldschifter adesso ha un solo decimo da Friedel. Barbara Lechner invece ha guadagnato molto rispetto alla seconda e ha perso un punto netto rispetto alla terza. Lì col suo 9.8 perde terreno da Feldschifter, ma non dalle altre due. E Jamie Bayer col 10.4 va molto molto bene, ma insomma la classifica dice ancora Germania, Germania, Germania. Jamie Bayerle è una delle atlete di grandissima esperienza nazionale. Lei ha sfiorato sia nelle tre posizioni sia nella compressa il podio a Pechino, due quarti posti davvero sfortunati. È la campionessa del mondo in carica, lo scorso anno a Monaco ha vinto lei, era stata terza nel 2009. La volevamo vedere un po' più avanti, mettiamola così, per dare più pepe a questa finale. Marguet, 9, ancora un brutto colpo, peggio del primo ancora, che era 9.1, Bayerle 9.7, lei si peggiora parecchio. Feldschifter dopo il 10.6, 10.7, mamma mia che inizio di finale per la tedesca di Ismaning. 10.3 per Lechner, che limita i danni. 10.1 per Friedel, anch'essa limita i danni, ma Feldschifter è in netta rimonta adesso. 3 punti e 6 da Lechner, sì che sono tanti, ma erano 5 a inizio finale. 10.4 per Wang, 8.9 per Lee, 9.6 per Nielsen, per darvi gli altri punteggi. E ancora Germania, 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 Cina, Cina. E da qui non si scappa, Germania Uber Alles o la Cina riuscirà ad inserirsi nel gruppo. In the leader still Miss Lechner, followed by Miss Feldschifter, and with a lot of 3.5. Allora, Feldschifter 10.6, 10.7, se continuasse a sparare su questi standard sarebbero guai per tutti. Ma vi ho detto, il 9 non è così inconsueto, è la specialità in piedi.
Per lo meno è sempre in agguato. Anche per la dentitrice, il record del mondo. Wang, linea di tiro 5, Li, linea di tiro 4. Rispettivamente quarta e quinta, peraltro. Per Wang, 9.9. Lì 10.5 e si fa interessante. Lechner 9.6 10.3 10.4 Birle 8.1 e addio possibilità di rimonta. Lotto davvero poco. Fa il shifter. Primo colpo sotto 10. Sì, 9.3 per lei. Stop. E allora 10-4 Lechner, 10-2 Friedel, perde terreno, 1.1 da Lechner, 9-0-9 da Friedel, quindi si torna adesso con standard più ragionevoli. Lechner, Friedel, fa il shifter che perde posizione a questo punto, poi lì Wang, Birli, Malgen, Nielsen. Lì a 2.4 dal terzo posto del fa il shifter. Che ha 4 decimi appena dall'argento di Friedel. 2-3, anzi prendendo avanti 4 punti del vantaggio di Lechner. Ma arrivava con una dote importante Barbara Lechner. E se la sta gestendo con attenzione. Lechner ha vinto il mondiale dello scorso anno in questa specialità, mentre era stata quinta nella finale Coppa del Mondo. Fel Shifter, l'unica mancina di questo gruppo, deve a Friedel. 0-4 tra le due. 10.1 per Eva Friedel, sempre più lunghi i tempi di tiro invece della compagna di squadra. Sempre tra le ultime che delle serie, ma è proprio la sua modalità di tiro, non ha difficoltà. Adesso è la posizione perfetta. 10.5, parità quindi tra le due, 628.1, 9.2 per Lechner e quindi recuperano all'altra compagna di squadra, 7 decimi. Margherita 10.8, il punteggio migliore in assoluto di questo finale al momento. 9.7 Won, 10.2 Lee, 10.5 Birley, 10.1 Nielsen, 10.8 per Annick Margherita. Lechner, Friedel e Felshifter in seconda piazza, lì in quarta, e per lì con questo 10.2 perde qualcosina. Il suo distacco è di 2.7. Non riesce Peking Lee a avvicinarsi più di tanto, paga il brutto inizio, 9.8 e 8.9. Qualcuno non si diverte particolarmente lì. Quinto colpo di finale. Barbara Lechner. Allenata da Manfred Schurz. Nazionale sono tutte ovviamente seguite da Klaus Dieter Roth. Due Olimpiadi all'attivo, con due finali, ma né a Tokyo, né a Pechino, né ad Atene ha trovato la medaglia. Poi davvero un'infinità di vittorie in ogni specialità.
10.1 adesso, potrebbe lasciare qualcosa per strada, perché stanno sperando davvero bene l'avversario. Friedel 10.6 infatti, 9.5 won che cede, 9.5 anche per lì, squadra la testa a Beirle, 9.4 infatti, così non va davvero, 10 netto per Nielsen, 8.6 per Monge, e adesso Sonia fa il shifter, 10.7, recupera 6 decimi a Lechner, 1 a Friedel. Stop. Pensate, un 10.1 ti fa perdere terreno nei confronti dei due avversari, 10.7 e 10.6, e la Castillo quindi dice sempre in testa a Barbara Lechner, ma il suo vantaggio rispetto a Sonia fa il shifter. Adesso scende al di sotto dei 3 punti, 2-8. E a inizio finale il distacco era di 5 punti netti. Quindi in metà gara se n'è andato metà vantaggio, grosso modo. Come dire, i tempi per la rimonta sono dettati, sono lì. Eva Friedel, peraltro, anch'essa era 2 punti avanti a Sonia Felshifter. 3-3 stanno facendo il vuoto, e Wang questa volta solo 9.5, perde più di un punto, 9.5 anche per lì, 9-4 Birle, 10 Nielsen, 8-6 Merghe, quindi le tre di testa stanno guadagnando terreno, sempre più Germania Uber Alles in questa specialità. Sesto colpo di finale, passiamo alla metà gara. Eva Friedel. Tedesca di Heberbach, è la più giovane del gruppo, anche se rispetto a Lechner è davvero di poco. Terza mondiale di Monaco lo scorso anno. Campionessa europea in carica da 300 metri e nella tre posizioni invece lo è stato nel 2004. 8.9 per Eva Friedel, però qui rischia parecchio con questo colpo, rischia anche nei confronti di Wang e Li. Proviamole, 9.1 per Li, 10.2 per Wang. Birle 9.3, continua a sperare male, malissimo. 9.5 Nielsen, 9.3 Marghe, 9.9 Lechner, attenzione, opportunità per Sonia Felshifter di allungare ancora un po' se continua a sperare in questi livelli. 10.2, solo 3 decimi, ma sono alti 3 decimi recuperati. La classifica dice comunque Lechner fa il shifter, ancora Friedel nonostante l'8.9, ma guardate Wang dove, lì dove si arrampicano. Allora, 2.5 tra Felshifter e Lechner innanzitutto. Friedel scivola un po' indietro e a questo punto Li e Wang sono lì, per carità, il distacco è sempre importante. 62 netti i colpi di freestyle della finale fin qui per Sonia Felshifter, 60.2 per Wang, sono le due migliori. Col 58.6 di Friedel si intuisce perché abbia perso la seconda piazza a vantaggio della compagna di squadra. 2.5 in 4 colpi. In teoria si può fare, solo che bisogna continuare a sparare come ha sparato fino adesso, con 6 colpi, se escludiamo il terzo, tra 10.2 e 10.7, se inseriamo anche il terzo, tra 9.3 e 10.7, 2 10.7, 10.6, 10.5, 10.2. Non facile. Friedel. Quei 2-8 gli hanno complicato non poco la vita. Eh? 10.4 risponde molto bene. 9-9 per Lechner. Attenzione. Felshifter potrà risucchiare qualcosa forse. Intanto Wang è lì. Per lì 9.6. Per Wang invece un 10.7. 10.6 per Birle. 9.6 Nielsen. 9.4 Marghe. Felshifter. Ancora 9.9 per Lechner.
colpo del KO, anzi della rimonta, perché è ancora lunga la strada. Potrebbe guadagnare 6-7 decimi. Solo un 10.1, solo si fa per dire, eh? C'è chi ci metterebbe la firma. Quindi guadagna altri 3 decimi. Al distacco rimane comunque superiore ai 3 punti e mancano solamente i 2 punti, perdonatemi, e rimangono solamente 3 colpi. Allora, eccolo qui. Lechner e Fellshifter a dividerle adesso. 2 punti e 3. Eva Friedel, distante la Wang, direi di sicurezza, eh. Germania, Cina, dopo 7 colpi. Lechner, Fellshifter, Friedel. Stacchi importanti, 72.1 al punteggio di finale di Friedel dopo 10 colpi, dopo 7 colpi. Non male, non male. Ottavo colpo. Vero, potrebbe Barbara Lechner sperare sempre sotto il 10. Con intorno a 9.5 rimanere comunque in testa. Anche perché servirebbero 3-10.9 a Fellshifter. Ma che insomma, gli 8 scappano, eh. Eva Friedel. Un 8-7 sul primo colpo e un 8-9 sul sesto. È perso la seconda piazza. Sempre velocissima nelle sue meccaniche di tiro. 10.5 adesso, decisamente più soddisfatta. Lechner 9.5, e qui si può rimontare anche un punto, eh. Intanto 9.7 Wang, 9.6 Li, 10.2 Bigerle, 10.1 Nielsen, 10.2 Marguet, Sonia Fellshifter. 9.5 punteggio della sua avversaria. Non facile, ma potrebbe rischiarle anche un punto. È un po' più lungo del solito, eh. Inizia a pesare. 10.2, non riesce ad andare oltre. È ancora, per carità, 7 decimali recuperati. Adesso siamo al di sotto dei 2 punti, eh. Miss Lechner, 9.5. Con 2 colpi da sparare. Miss Friedel, 10.569.3 contro 670.9. Miss Fileshifter, 1 punto e 6. Eva Friedel. Lì, perché questo 10.5 ha permesso una discreta rimonta. Sono 8 decimi a dividere Friedel da Fellshifter. Qui deve guardarsi anche alle spalle. Più distanti dei cinesi, ormai lotta tra loro per la quarta piazza. 2 colpi da sparare. 1 punto e 6 tra la prima e la seconda. 8 decimi tra la seconda e la terza. Podio sarà comunque Germania. A meno che di incredibili colpi di scena, che per carità nel tiro a segno, finale olimpiche comprese, possono accadere. Ma se ci limitiamo alla norma, il podio dovrebbe essere tutto tedesco con buona probabilità, anzi ottima. Penultimo colpo di finale. Sentirà Lechner la pressione di Fellshifter. Aveva 5 punti di vantaggio a inizio finale, ne rimane 1.6. E con 2 colpi in questa specialità possono non bastare. 9.5 ancora! 9.5 ancora! Una finale non buona, davvero, per Barbara Lechner. Deve ringraziare la sua straordinaria fase di qualificazione. Intanto 9-3 Friedel, 9-8 Wang, 8-2 Li, 9.5 Bierle, 10.5 Nitz, 9-4 Malghe, ma torniamo su Fellshifter, 9.5 la sua avversaria. Tempi lunghi, lunghissimi come di consueto. Finite colpi, non hanno soddisfatta molto. 10.5, un punto netto recuperato. Scende solamente
a 6 decimi con un colpo a tirare il distacco tra Lechner e Felshifter. Si può fare. Miss Lechner 9.5. Barbara Lechner 680.4. Sonia Felshifter 679.8. 0.6 a dividere le due tedesche. Eva Fiedel 677.8, due punti netti la Sonia Felshifter. Poi Wang Li, che si sono alternate in quarta e quinta piazza. Bira Nielsen e Marghe 92.8 il punteggio di finale di Sonia Felshifter, 90.4 quello di Juan, ma che partiva molto molto indietro. Ultimo colpo a decidere tutto. Si è mangiata una dote fin qui di 4 punti e 4 Lechner rispetto a Felshifter. Eva Fiedel aveva 2 punti di vantaggio sulla compagna di squadra, adesso lei è dietro. Ormai, certo, 9-9, 9-9, 9-5, 9-5 gli ultimi 4 colpi di Barbara Lechner. 10-2, 10-1, 10-2, 10.5, bisogna fare shift. Un 10.4 garantisce a Lechner la vittoria. Allora, vince la Coppa del Mondo di specialità Barbara Lechner. Qualsiasi sia il punteggio di Sonia Felshifter, trova il suo miglior colpo della gara. Pensate, sull'ultimo colpo. 10.4 aveva colto anche al terzo. Sonia Felshifter. Tanto devi difendere l'argento, visto che l'oro se n'è andato. Ancora non lo sa. Guardate come misura la respirazione. Intanto 9-9 per Eva Fiedel, 9-2 per Wang, 16 per Lee, 16 per Beyerle, 9-8, 8-9, 10.3. Un gran bel colpo, ma non basta. Quindi, vince la finale Coppa del Mondo di specialità la tedesca Barbara Lechner. Secondo posto per la trinazionale Sonia Felshifter. Terzo ancora la Germania con Eva Fiedel. Poi Cina e Cina, Wang e Lee. Punteggi davvero stretti a questo punto, con una grandissima finale. 103.1 come punteggio di finale per Sonia Felshifter rispetto al 98.8 di Barbara Lechner. A dividere le due ci sono solamente 7 decimi. Può essere soddisfatta Sonia Felshifter della sua buonissima rimonta. E il problema era che infine in fase di qualificazione Lechner ha scavato un solco difficilmente colmabile. Germania lei è soddisfatta, sa che ha fatto una gran cosa, sa di aver fatto una gran cosa. Un po' meno da Fiedel, lei sa di aver perso l'argento, ha difeso il bronzo ma ha perso la medaglia d'argento. È comunque un risultato di qualità. E l'abbraccio tra le tedesche dell'est e dell'ovest, visto l'intana grafica di qualcuna. E allora Barbara Lechner vince la finale Coppa del Mondo delle carabine a 3 posizioni donne. Argento a Sonia Felshifter, bronzo a Eva Fiedel per il piano della Germania sul podio. Poi il quarto e quinto posto per le cinesi Won e Lee. Sesta Beyer, settima Nielsen, ottava Marghe. E per la 3 posizioni femminile è davvero tutto. We have a photo, sorry, of you three together here.